Buonasera, buonasera amici sportivi e ben ritrovati con tempi supplementari in versione estiva, qualche settimana di riposo anche per noi per ricaricare un po' le pile e si riprende chiaramente con il mercato. Tempi supplementari vi terrà compagnia tutti i giovedì nella versione estiva con il mercato che entra nel vivo. Noi lo commenteremo ma approfondiremo anche temi legati al mondo del calcio, che è strettamente legato a quello delle formazioni calabresi e ovviamente insomma è anche un po' la prosecuzione di quello che avviene già a Teleeuropa Network il martedì e il mercoledì con il mio compagno di viaggio Attilio Malena. Ciao Attilio. Ciao Paolo, buonasera a te, bentrovati. Dicevi benissimo tu, in questa nuova versione estiva alla ricerca delle ultime notizie, degli ultimi colpi, siamo pronti anche questa sera con qualche chicca. Ogni giovedì ci sarà sempre insomma l'ospite puntuale che darà il proprio contributo. Questa settimana abbiamo invitato un ospite di grande spessore nel mondo del calcio, avvocato, agente FIFA. Buonasera e ben ritrovato a Fabrizio Rosina. Buonasera, buonasera agli amici di tempi supplementari scusatemi, e grazie Paolo dell'invito. E Fabrizio Rosina ci svelerà dopo, più tardi, il futuro del fratello Alessandro. Gliel'abbiamo strappata fuori onda questa notizia. Gliel'abbiamo strappata anche in impresa diretta. E dicevamo, ovviamente, il mercato che vede protagoniste le formazioni calabresi in Serie B, Cosenza e Crotone, che provano a effettuare i sondaggi e poi ovviamente centrare i primi colpi di mercato con Tilion Cosenza, che in questo momento si sta guardando attorno, in questo momento sta sondando tante figure che possono fare al caso di Piero Braglia. C'è comunque un Tutino e Palmiero che sono già ex del Cosenza, che però stanno infiammando tutta la cadetteria. C'è una piccola speranza quantomeno di rivedere Palmiero ancora in rosso-blu? No, dicevi benissimo, c'è una piccola speranza quantomeno per Palmiero, anche se poi le pretendenti stanno aumentando via via di settimana in settimana. Su Gennaro Tutino sinceramente ci eravamo lasciati con una richiesta che abbiamo raccontato del Napoli da 10 milioni di euro per il cartellino del giovane talento, una crescita esponenziale, ne abbiamo parlato più e più volte, ma tra i due sicuramente la speranza che il Cosenza conserva maggiormente l'attenzione è su Luca Palmiero. Per Luca Palmiero sta spingendo mai come in queste ore il Pescara, ma il Cosenza conserva comunque qualche speranza a parità d'offerta di poter riavere Luca Palmiero a centrocampo. Nel frattempo è un periodo di semina, il mercato di Serie B storicamente parte sempre in ritardo rispetto parallelamente a quello di Serie A e Serie C, ma si sta concentrando soprattutto sulle permanenze e i rinnovi che stiamo raccontando in queste settimane, i rinnovi di contratto che riguardano Idde e Bruccini e successivamente chiameranno in causa anche Saracco, le permanenze di Kaime Baitz e Embalo, anche se la novità di giornata è che Embalo è attento a valutare anche ipotesi estere in attesa della decisione definitiva del Palermo, ma è senza dubbio un Cosenza che ha le idee chiare e ha sempre in testa Luca Palmiero e si farà trovare pronto qualora ci fosse l'opportunità di riavere Palmiero in Calabria. Fabrizio Rosina, questo è un momento insomma un po' di studio al di là di quella che è la scadenza, no, del 30 giugno dei contratti che vanno rispettati, ma il mercato in questi giorni, no, in queste ore, come lo si vive dal punto di vista tecnico, quindi da addetto ai lavori? Allora, sicuramente ecco, il mercato vero e proprio sappiamo apre a luglio, però è anche naturale che i primi contatti già durante la stagione sportiva, così come a giugno, vengono già presi, quindi telefonate, incontri, chiacchierate, email ci sono durante tutto l'anno, poi si intensificano proprio nei periodi del calciomercato, quindi quello estivo in maniera particolare, ma anche comunque quello invernale, però è tutta una questione ecco, di relazioni da intrattenere nel tempo. Ti chiedo, Attilio, prima insomma faceva un po' il punto della situazione su quelle che possono essere le situazioni legate ai movimenti del mercato del Cosenza. Visto il lavoro effettuato lo scorso anno, visto la conferma di Piero Braglia in panchina,
cosa ha bisogno il Cosenza in questo momento a tuo avviso per aumentare l'asticella, per alzare lo step, per creare quell'entusiasmo in una piazza che già vive di grande entusiasmo? Servirebbe però qualcosa di concreto in relazione a quello che sono gli obiettivi di Trinchera, ma anche forse qualcosa che infiammi un po' il popolo rossoblù? Allora, io credo che Cosenza abbia svolto una stagione sportiva ottima, si è salvata anche con delle giornate di anticipo, quindi merito comunque del lavoro fatto dalla società, quindi dal presidente, dal direttore sportivo, da Braglia per quanto riguarda, ecco, la parte tecnica. Io credo che comunque sia necessario in questo momento, piuttosto, ecco, che spendere dei nomi altisonanti, consolidare il buon lavoro che è stato fatto fino ad oggi, fare in modo che il Cosenza possa diventare una realtà stabile in questa categoria e programmare per il prossimo futuro, ecco, degli investimenti più importanti. Però credo che, a mio avviso, in questo momento la cosa migliore sia quella di consolidare il lavoro buono che ha fatto tutta la società del Cosenza, ognuno con le proprie competenze. E mentre chiediamo alla regia, curata come al solito puntualmente da Enzo Leonetti, la grafica sul Cosenza, no? Un anno fa di questi tempi il Cosenza esplodeva di gioia per il ritorno in Serie B dopo 15 anni, la nostra grafica recita: cos'è cambiato in questi 365 giorni, Attilio? No, facendo un passo indietro, ricorderemo tutte e due quando nel ristorante a Pescara era il lungomare di Pescara, tra l'altro straordinaria bellezza, invaso da tifosi rossoblù. Come diceva Fabrizio, è cambiato tutto, c'è una categoria che, come dicevamo anche ieri commentando brevemente la Kerel Stadio, è ormai un patrimonio di Cosenza per la tifoseria, che senza dubbio meriterebbe altro a livello di numeri, a livello anche di potenzialità fin qui sicuramente inespresse. Il Cosenza, con il suo modello, con le sue idee, con la politica dei piccoli passi, è riuscito quest'anno a conquistare senza dubbio un risultato impensabile, una salvezza tranquilla, anche con qualche rammarico e per qualche punto di troppo perso per strada si poteva addirittura sperare di agguantare il treno playoff. Oggi c'è veramente una base forte da cui ripartire, un tecnico che ha dimostrato veramente di centrare poco con la categoria come Piero Braglia, un direttore sportivo, ne parlavamo anche ieri con l'avvocato Antonello Aprile, che francamente ha dimostrato anche senza particolare budget, con la forza delle idee, di poter intraprendere un percorso di ciclicità che probabilmente oggi nel calcio di Serie B sicuramente manca. È cambiato tutto, ma questa categoria, come diceva prima Fabrizio, va consolidata con sempre la politica dei piccoli passi, senza voli pindarici, anche se è chiaro che poi il tifoso è facilmente infiammabile, ma io credo che anche sotto questo punto di vista, Paolo, il Cosenza, qualora ci fosse la possibilità, non se la farebbe scappare, e per questo appunto ci sono delle valutazioni in corso intorno al nome di un grande attaccante che sveleremo nelle prossime settimane. Assolutamente. E allora, a proposito di svelare qualcosa, insomma, nella giornata di oggi c'è una pazza idea per il Cosenza, per Trinchera, che potrebbe avere sul suo taccuino un nome importante per la categoria. E grazie sempre a Enzo Leonetti, andiamo in grafica. Pazza idea che si chiama Attilio Bonazzoli? No, pazza idea, anche se il Cosenza si è messo in lista e ha fatto tutto quello che doveva fare fin qui. Federico Bonazzoli, che dopo l'esperienza di Padova, dove si è rilanciato, tornerà alla Sampdoria, i contatti con l'agente ci sono, vanno avanti, il Cosenza si è messo in lista, ma attenzione anche alle possibili sorprese. Bonazzoli potrebbe anche entrare nelle idee del Crotone per un nuovo derby calabrese sul fronte mercato, anche perché poi gli obiettivi possono diventare realmente comuni, come è accaduto con Gianluca Gaetano, altro talento classe 2000 che abbiamo accostato proprio dagli studi di Teleuropa Network un mesetto fa circa al Cosenza. Ma è un nome che senza dubbio al Cosenza piace, è un nome che potrebbe infiammare ed ha il profilo, il target che in questo momento il Cosenza cerca. Fabrizio Rosina, Bonazzoli, un elemento che alzerebbe la qualità del club del padron Guarascio, potrebbe essere lui l'uomo giusto per rilanciare un po' le ambizioni del club il prossimo anno? Sì, credo che sia comunque un ottimo giocatore, reduce da un'annata più che positiva, sicuramente, ecco, potrebbe essere un giocatore che fa il caso del Cosenza.
Attilio, invece in casa Crotone c'è grande attivismo, il Crotone insomma sul pezzo, reduce da una stagione che abbiamo commentato più volte, su tanti aspetti deludente, memore da quegli errori i Vrenna hanno capito e hanno deciso di muoversi per tempo, ritornando al vecchio progetto. Subito grandi movimenti, chi è arrivato a Crotone? Attilio, ricapitolo. No, è arrivato Rutten, sancendo di fatto l'ufficialità, ne abbiamo parlato nel corso dei giorni scorsi, un calciatore che sulla carta andrà a sostituire Mario Sampirisi, che il Crotone ha scelto di non confermare, Mario Sampirisi che tra l'altro è molto vicino a sposare il progetto del Monza di Silvio Berlusconi, non rinnoverà anche Rodien, come anticipato qualche settimana fa, Rodien che ha avuto una telefonata con il Lecce, ha ricevuto un'offerta triennale dal Sint-Truiden, ma ritornando a Rutten è un calciatore che ha un grandissimo curriculum, due stagioni ad altissimi livelli in Olanda, arriva per sostituire Sampirisi, può giocare come terzino alla difesa a 4, può giocare anche come esterno di centrocampo, il Crotone che si è mosso anche per Mustacchio, trattativa ormai ai titoli di coda, manca solamente il crisma dell'ufficialità, ieri ci sono stati degli incontri importanti a casa Milan tra il direttore sportivo Beppe Orsino, il direttore generale Raffaele Vrenna e Paolo Maldini per chiedere il difensore Bellodi, ma anche per Gabbia, quindi potrebbe aprirsi un asse interessante con il Milan, il Crotone che ha riconsolidato, ma non ce n'era assolutamente bisogno, i rapporti con Juventus e Inter, all'Inter è stato chiesto, da quanto ci risulta, anche il giovane classe 2000 che piace al Cagliari, Pompetti, sempre in prestito, pur avendo comunque già a gennaio mosso passi importanti con l'arrivo dei tre talenti del Gozzano. Il Crotone ha realmente le idee chiare e, come dicevi tu, si torna all'antico per puntare sempre a qualcosa di importante con i piedi per terra. C'è un qualcosa però che riguarda il Crotone in uscita, che potrebbe essere ovviamente l'attaccante Simi. Ovviamente dovessero arrivare delle proposte importanti sotto il profilo del contenuto economico, difficilmente insomma il presidente Vrenna tratterrebbe l'oro di Crotone, come ribattezza la nostra grafica, ma quali sono le squadre che potrebbero essere interessate a Simi in questo momento? No, non c'è, da quanto ci risulta al momento, nessun discorso avviato verso la conclusione, ma la grafica che abbiamo preparato è molto eloquente, Simi potrebbe partire solamente a fronte di un'offerta irrinunciabile che il Crotone non potrebbe a quel punto rifiutare. Sempre per quanto riguarda il Crotone, i movimenti offensivi, il sogno da quanto ci risulta sarebbe Samuel Di Carmine, però obiettivo di difficile portata in questo momento è prettamente per una questione economica e anche di concorrenza, visto che l'Empoli l'ha individuato come sostituto ideale di Ciccio Caputo, ormai destinato a sposare nuovamente un progetto in Serie A, Genoa, Sassuolo, che sia. Ma ritornando a Simi, al momento, per ritornare alla tua domanda Paolo, non c'è nessun discorso avviato, ma il Crotone che mantiene anche in caldo la pista Luca Vido, altro calciatore che piace moltissimo agli uomini mercato della dirigenza del Crotone. Fabrizio, il Crotone è sulla strada giusta, ha capito evidentemente dove ha sbagliato la scorsa stagione per stessa ammissione del presidente Gianni Vrenna. Tu che conosci molto bene tra l'altro l'ambiente di Crotone, insomma anche e soprattutto sotto il profilo del settore giovanile, sì, con la tua scuola calcio Alessandro Rosina, è un Crotone destinato a far bene in questa stagione in cadetteria, evidentemente perché potrebbe ritornare al passato e quindi quei successi che sono arrivati sono sempre arrivati, sono figli soprattutto di un profilo basso, ma soprattutto di un progetto legato ai giovani. Allora Paolo, a me quest'anno è qua stupito per l'organico del Crotone il campionato concluso, perché comunque aveva una rossa di tutto rispetto, purtroppo ecco qualcosa non ha funzionato, vedi anche i vari avvicendamenti in panchina, però ripeto, la Serie B è che è un campionato imprevedibile, a volte sulla carta si possono costruire delle squadre importanti, però poi è sempre il campo il giudice supremo. Assolutamente. Allora andiamo, Attilio, alle notizie del giorno. Tra l'altro nelle notizie del giorno c'è un elemento, mi riferisco al portiere della Juve, Perin, che noi di Edimo ricorderai, no? Con la presenza di Perinetti
a Sport Italia nell'affare Genoa-Juve. Proprio da noi Perinetti disse, insomma, sancì la cessione alla Juventus. E allora le break news di oggi, Attilio. Le break news di oggi che riguardano una possibilità che Juventus e Milan stanno valutando, con Pepe Reina che potrebbe raggiungere nuovamente Maurizio Sarri alla Juventus e Perin a sua volta potrebbe raggiungere il Milan per un'operazione in prestito. Valutazioni quindi su questo scambio. Il sondaggio del Napoli, pista alternativa, il primo obiettivo del Napoli resta Kostas Manolas per Alessio Romagnoli. I partenopei si sono informati sul difensore del Milan, mentre la Juventus nei discorsi con Mino Raiola per quanto riguarda l'obiettivo primario che resta Paul Pogba, valuta anche l'arrivo di Luca Pellegrini, terzino che ha fatto molto bene nella seconda fase di campionato a Cagliari, contatti per questo calciatore con il suo entourage, un mercato che si scalda sempre di più con Mino Raiola tornato prepotentemente alla ribalta. E allora nelle notizie di oggi c'è la Juve, nella notizia di oggi ovviamente la giornata della presentazione del nuovo tecnico della Juve, Sarri. Fabrizio, a pelle in questa conferenza stampa, cosa ti ha colpito del tecnico toscano? E ti chiedo, c'è come dire, una possibile difficoltà per Sarri a scontrarsi con quello che è il famoso stile Juve? Allora, dalla conferenza stampa, scusami, vince questo, no? Le 3-4 parolacce che sono piovute all'interno della conferenza stampa cozzano un po' con il famoso stile Juve. Sì, sicuramente. Allora, Sarri però, sappiamo, è un allenatore, non devo presentarlo, ecco, io Sarri, la carriera parla per lui, ha fatto dei risultati stratosferici a Napoli, si è misurato in un campionato nuovo come la Premier League, ottenendo un risultato anche importante con il Chelsea. E diciamo che la Juve con l'ingaggio di Sarri ha cambiato secondo me il stile, non soltanto da un punto di vista prettamente, ecco, estetico, ma anche da un punto di vista prettamente di campo, perché il gioco di Sarri è completamente diverso da quello comunque di Allegri, un gioco un po' più spumeggiante. Naturalmente anche Sarri comunque, oltre all'estetica, bada anche comunque alla concretezza. Assolutamente. Attilio, chiedo anche a te un giudizio su quello che è, insomma, la scelta che ha lasciato un po' col fiato sospeso, no? I tifosi juventini che speravano fino all'ultimo che potesse, insomma, essere Pep Guardiola il nuovo allenatore bianconero. Così non è stato, lo avevamo raccontato ampiamente, documentato ampiamente. No, si è creato una spaccatura all'interno del sistema dell'informazione specializzata, soprattutto sul fronte calciomercato, per una trattativa che non è mai entrata realmente nel vivo con Pep Guardiola. Sicuramente la Juventus, da società ambiziosa qual è, con il suo presidente Andrea Agnelli, che ci abbia provato non è assolutamente un mistero, dopo la gara persa la prima contro l'Atletico Madrid, ma da lì in poi Pep Guardiola ha sempre avuto chiarezza sul suo futuro, di rimanere al Manchester City, anche perché è un rapporto che va oltre dipendenti, allenatore, con il proprietario del Manchester City. La scelta Sarri è stata una scelta chiara, fortemente voluta dall'asset societario, e si parte da un ragionamento di fondo, quella del tentare di vincere e convincere. Dal mio punto di vista Sarri è l'allenatore giusto, ha dimostrato di saper sfiorare anche convincendo con una delle migliori espressioni di gioco della storia della Serie A con il Napoli, ha vinto anche fuori dall'Italia smentendo gli scettici con il Chelsea, si presenta senza dubbio più maturato e credo si adeguerà al meglio anche allo stile Juve, che chiaramente, come diceva giustamente Fabrizio, è completamente diverso e opposto rispetto allo stile Napoli. Dall'altra parte però il Napoli vuol rispondere, vuol farsi trovare presente con acquisti di calciomercato di primo ordine, vedi Manolas e l'accordo quasi raggiunto con James Rodriguez, che finirà ovviamente in... È una scelta di Carlo Ancelotti, il presidente Aurelio De Laurentiis vuole accontentarlo, il calciatore ha già
un accordo di massima con il Napoli, è già sposato il progetto partenopeo, il Real Madrid ha aperto al prestito con diritto di riscatto, la strada è spianata per l'arrivo di un calciatore importante che farebbe fare il salto di qualità e al Napoli ma anche al sistema calcio italiano. Proviamo a fare un po' le carte al campionato cadetto, no? Siamo insomma quasi ai nastri di partenza, Fabrizio Rosina, e è il momento in cui si iniziano un po' a delineare in relazione a quelle che sono le scelte di mercato, ma te lo chiederò fra qualche minuto perché dovremo avere al telefono il direttore sportivo Marcello Battaglia. Buonasera direttore. Buonasera a lei. Buonasera a lei. Vabbè, puoi darmi del tu, dai Marcello, dai, facciamo via gli inconvenievoli, dai. Ecco, Marcello, parlavamo un po' di Serie B, stavamo un po' analizzando i primi movimenti di mercato del Cosenza e del Crotone, ti chiedo subito, insomma, intanto un giudizio su quelle che sono le linee guida che Trinchera seguirà da qui alle prossime settimane. A tuo avviso come si muoverà il DS rossoblù con un profilo che vedrà il Cosenza che cercherà di irrombustire la squadra dello scorso anno, no? Sì, sì, certamente partiranno dalla squadra dell'anno scorso ragionando su dove si deve migliorare e andando solo su quei profili, secondo me senza svenarsi ma con un'attenta diciamo, visione del panorama calcistico, perché questo non è un momento in cui il Cosenza può azzardare più di tanto a livello di costi, visto anche che probabilmente si deve sobbarcare anche qualcosa di anticipo per quanto riguarda le infrastrutture. E poi c'è il Crotone, Marcello, con il presidente Gianni Verenna motivato, voglioso di riparare gli errori della scorsa stagione, con subito protagonista, con già annunci sul mercato. Un Crotone che avrà un profilo basso, ma con la linea dei giovani proverà a far bene e sicuramente a trovare un campionato di alta classifica. Allora, io sul Crotone ho un'idea diversa. L'anno scorso il Crotone non ha sbagliato, aveva fatto una squadra importante che poi non ha funzionato. Capitano queste stagioni che ti sfuggono di mano, ma poi se il girone di ritorno ha fatto un'impresa è perché comunque la squadra c'era. Per quanto riguarda quest'anno, io non credo a Ivrenna sul profilo basso, nel senso che fanno bene a lavorare così perché è una loro diciamo fisionomia societaria, che non si sbilanciano mai più di tanto, però lavorano bene, lavorano con giovani, lavorano con giovani bravi, perché dire lavorare con i giovani tante volte è fuorviante. Poi hanno portato sempre, ogni anno, insieme con Peppe Orsino, dei calciatori di grande livello, anche se di età non altissima. Assolutamente, l'obiettivo è quello di portare, come fece insomma negli anni passati, i migliori giovani in circolazione con i rapporti importanti con le grandi, con le big. Carrellata in C, Marcello, con la tua grande esperienza in questa categoria, è un po' una fase embrionale, è un po' presto, però si percepisce già chi in questo momento si muove per cercare di vincere questo girone C in Serie C? Ma quest'anno è un girone pesantissimo, quindi ci si deve attrezzare bene, si deve lavorare con molta diciamo organizzazione, perché il Catanzaro comunque ha già una buona squadra, deve fare qualcosa in più. La Regina si attende la firma di Mimmo Toscano, ma al di là di quello che chiederà Mimmo Toscano devono pensare alle uscite, che non saranno facilissime. Poi ci sono Rende e Vibonese, Rende che
ha preso Angelo Andreoli, a cui faccio un grande in bocca al lupo, l'ho avuto come calciatore, quindi so lo spessore della persona, ed è un'occasione per lui importante, spero che la sfrutti bene. La Vibonese è ancora ferma, attende, va sempre a piccoli passi come ogni anno, e poi ci attende la risposta di mercato, la risposta società, della società, visto che ancora non hanno l'allenatore. Marcello Battaglia, che ci ha regalato la carrellata sul mercato, in chiusura, direttore, quando ti rivedremo in pista, perché ovviamente sappiamo che scalpiti per rientrare, perché il tuo contributo può essere davvero importante per qualsiasi formazione, noi ci auguriamo che lo sia magari per una formazione calabrese. Vai direttore, non mi deludere, mi raccomando. Non ho sentito. Direttore, non mi deludere, mi raccomando, come rispondi, perché ieri abbiamo lanciato un'indiscrezione, quindi se ci smentisci in diretta. No, ho parlato con qualche società, ci è in un momento di chiacchiere, molte società in questo momento stanno preparando più le carte federali che il resto, a parte quelle più organizzate, ma dal punto di vista concreto non c'è niente in situazione avanzata, non c'è nulla. C'è qualche parola con due o tre società, ma si attendono le cose serie, perché altrimenti diventa e rimane calcio mercato. Grazie al direttore sportivo Marcello Battaglia per essere intervenuto a Tempi Supplementari estate. Grazie a te, direttore. Grazie. Ci fermiamo per il break pubblicitario, non cambiate canale, perché al rientro ovviamente ci tufferemo in Serie C e cercheremo di capire quando sarà il giorno di Mimmo Toscano alla regina, come si muove il Catanzaro, come si muove la Vibonese, Modica, Catania, inserimenti. Non cambiate canale. Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Rieccoci dopo la pausa pubblicitaria e dovremmo avere al telefono l'altro ospite di questo primo appuntamento di Tempi Supplementari versione estiva. Buonasera e grazie per essere intervenuto a mister Franco Colomba. Buonasera a tutti. Buonasera mister, grazie per il suo intervento. Ecco, nel giorno in cui Maurizio Sarri si presenta alla Juve, insomma, approfitto della sua presenza per chiederle, è l'uomo giusto Sarri dal punto di vista pratico, di campo, del gioco, e soprattutto le chiedo dal punto di vista dello stile Juve, ricalca o comunque dovrà abituarsi anche a quello che è un mondo completamente differente rispetto a quello che fino al momento il tecnico toscano ha frequentato? Beh, insomma, è già passato dall'Inghilterra, quindi da Londra, quindi credo che si sia modificato un po' nel suo modo di essere. Però poi alla fine quello che conta non è neanche tanto il discorso dello stile o l'atteggiamento, quanto poi i risultati, che sono una cosa che interessa di più agli sportivi. E credo che sia nell'una che nell'altra cosa possa fare bene, perché anche a Londra ha dovuto un attimo rivedere il suo integralismo, e quindi si è proposto anche in maniera diversa da quella che era quello che era il suo atteggiamento tattico solito quando era a Napoli. Quindi credo che possa avere la capacità di adattarsi anche a quello che è un modo di affrontare le partite della Juventus. Mi sembra che sia maturato anche dopo quest'annata. Mister, invece in Serie B le chiedo, insomma, iniziano i primi movimenti, si delineano anche chi cercherà, insomma, ottenere la promozione in Serie A. Il Frosinone ha affidato la panchina a Sandro Nesta, è il Frosinone un po' a suo avviso la squadra da battere il prossimo anno?
Ma la Serie B è abituato anche a delle situazioni così di sorprese, però Frosinone ovviamente, quelle che retrocedono a mio avviso hanno sempre un qualcosa in più da proporre, visto che hanno qualche soldo in più da spendere rispetto a quelle che devono salire direttamente dalla B senza avere patito la retrocessione. Frosinone senz'altro è una squadra che sta dimostrando di poter fare bene, e quindi la scelta di Nesta è una scelta tutto sommato interessante, anche se al momento Nesta non ha mostrato grandissime cose, però ha sicuramente l'esperienza, il carisma, la capacità per poter far bene. Mister, invece il Cosenza di Piero Braglia, che lo scorso anno ha disputato un campionato straordinario per l'obiettivo che aveva la formazione di Patron Guarascio, a suo avviso può essere la mina vagante di questo campionato, con una panchina d'esperienza, magari con innesti mirati, i playoff possono essere alla portata della formazione calabrese? I playoff sono alla portata secondo me di quasi tutte le squadre, perché c'è un numero così di partecipanti allargato, e questo fa sì che tutte le squadre che hanno una continuità di rendimento, che riescono ad essere agganciate fino alle ultime giornate a questo treno dei playoff, hanno questa chance. È ovvio che ci sono tantissimi pretendenti e non è semplice, ma già il rinnovo del contratto ad un allenatore maturo come può essere Piero, che fra l'altro era un mio coetaneo, era militare insieme a me, lo conosco bene, e sta a testimoniare che la continuità societaria, la continuità tecnica c'è, e questo può essere un punto di vantaggio. Attilio. Per il mister, tornerei un attimo al mercato degli allenatori in Serie A. Una sua chiave di lettura sulla scelta del Milan, che ha deciso di affidare la propria panchina a un allenatore che arriva da una gavetta molto lunga, Marco Giampaolo. Secondo lei che impatto potrà avere sui rossoneri, mister? Ma è ovvio che il Milan dipende che squadra andrà ad allestire, perché Milan non può accontentarsi delle briciole, insomma, per cui se farà una squadra all'altezza del suo blasone, Giampaolo può portare la sua disciplina, le sue teorie, che con più i giocatori sono bravi e più riescono ad essere efficaci. Non credo che possa fare miracoli. Io ritengo che Gattuso abbia già fatto un miracolo nella scorsa stagione, perché Gattuso ha mostrato per un certo periodo un Milan di qualità nonostante le difficoltà, poi c'è stata la crisi, poi è riuscito ad agganciarsi, però direi che all'Europa direi che Gattuso secondo me non ha fallito. Ora c'è Giampaolo che metterà del suo, ma non ritengo che possa fare dei miracoli, a mio avviso. Mister, invece, per ritornare un po' a quello che sono le panchine di Serie C, questione di ore, dovrebbe essere la prossima settimana addirittura la presentazione di Mimmo Toscano in panchina a Reggio Calabria. È l'uomo giusto, Mimmo, per riportare in B la sua ex squadra, che ha lasciato sicuramente parte ampia del suo cuore? Ma è l'uomo giusto. Sicuramente tutti gli uomini, tutti gli allenatori possono essere quelli giusti, a patto che ci sia una squadra in grado di soddisfare le esigenze della piazza, e quindi credo che la società debba lavorare per questo, per dare a chiunque alleni una squadra capace di competere in un campionato di C dove ci sono squadre, specie nel girone sud, interessanti, che possono contrastare il cammino, quindi non sarà un'annata facile. Toscano ci metterà tutta la sua passione, il suo
il suo cuore amaranto e per cercare di fare bene, questo sono sicuro. Mister, in studio abbiamo il procuratore, nonché il fratello di Alessandro Rosina. Che ricordo ha di Alessandro Rosina, che ha incontrato tantissime volte da avversario, un giocatore talentuoso, un giocatore che ha dato e continua a dare tanto al calcio italiano? Beh, è uno di quelli che in una squadra vorrei sempre, perché ha sempre creato disagio a chiunque l'abbia affrontato, per cui è uno di quelli che spaccano la partita. Sono passati forse gli anni anche per lui, però mi è sempre piaciuto come giocatore, quindi sono convinto che dovunque vada lui si fa apprezzare, perché ha le giocate, i colpi che si vedono sempre meno, specie nei campi così di provincia o di categorie inferiori, quindi ben vengano i Rosina che si mettono a disposizione. Grazie tante a mister Franco Colomba. Ciao a tutti, ciao. Era Franco Colomba che ricordava ovviamente insomma le tantissime partite da avversario con Colomba, un allenatore pragmatico ma dal grande stile, che per qualche tempo è stato anche avvicinato alla vecchia signora, alla Juve, all'apice del suo successo. Sì, un ottimo allenatore, a parte le belle parole che ha speso per Alessandro, e lo ringrazio pubblicamente. Un allenatore pragmatico, concreto, molto serio e anche diretto. È uno dei pochi che insegna calcio, perché è davvero straordinario sotto questo aspetto Franco Colomba. Attilio, dicevamo, abbiamo preparato delle clip importanti, intanto per Vido, che è un giocatore che piace molto al Crotone, sì. E allora andiamo a vederla, la clip dedicata appunto a Vido. Non è pronta la clip di Vido, Attilio, ne parliamo noi, sì, Vido sì. È un profilo che interessa tanto al Crotone di Gianni Vrenna? No, è un profilo che interessa senza dubbio. Abbiamo parlato prima della vicenda relativa all'attacco del Crotone, indipendentemente dal futuro di Simi, è sempre un profilo da tenere con grande attenzione in lista, quella di Luca Vido. Ci sono già contatti avviati dopo aver fatto benissimo a Cittadella, dopo aver fatto bene anche la scorsa stagione a Perugia. È uno di quegli attaccanti che secondo me nell'ambiente crotone potrebbe consacrarsi definitivamente. E poi c'è un altro uomo mercato, che è Veretò, che sta entrando in meccanismi davvero importanti di mercato. Ormai è un'asta, nel senso che il Napoli aveva raggiunto un'intesa di massima con la Fiorentina. Il Napoli però al momento ha altre priorità, si sta concentrando su Manolas, Lozano e James Rodriguez, è uscito di scena, al momento defilato. La Roma ci spera, ma la società che ha mosso i passi più importanti per assicurarsi Veretout è senza dubbio il Milan. Continui contatti anche con la Fiorentina e con la gente, ballano 2 o 3 milioni di euro, è il profilo che il Milan ha scelto per il centrocampo di Giampaolo, ma non sarà l'unico centrocampista che arriverà in rossonero. Sempre contatti per Stefano Sensi, con cui ci sono stati vari incontri in settimana anche con l'entourage, con cui c'è già un accordo sulla base di un quinquennale da 1,5 milioni di euro. Manca l'intesa con il Sassuolo, che continua a alzare la posta, ma il Milan è intenzionato a ritoccare verso l'alto l'attuale proposta da 18 milioni di euro. Chiudiamo il mercato della B, Attilio, con in 60 secondi il riepilogo della settimana. La settimana che si è aperta con la volontà del Pescara di inseguire grandi obiettivi di mercato, partendo da Matto Ciciretti, nell'ultima stagione ad Ascoli è l'uomo forte del Pescara individuato per rinforzare l'organico a disposizione di Luciano Zauri. Il Pescara che è piombato forte sia su Palmiero che su Tutino, ma per entrambi bisognerà attendere, i tempi andranno per le lunghe, anche perché entrambi partiranno in ritiro con il Napoli. Proseguendo sempre sull'asset degli allenatori, hai ricordato benissimo tu l'arrivo di Alessandro Nesta come nuovo tecnico del Frosinone, italiano dopo il Trapani è stato presentato come nuovo tecnico dello Spezia, lo Spezia che perderà a meno di clamorosi colpi di scena Okereke, che è entrato in un circuito di trattative veramente interessante, che coinvolge l'estero con lo Standard Liegi sempre interessato, interessi in Inghilterra, interessa al Cagliari e il Sassuolo in Italia. E c'è una formazione che ha
lasciato momentaneamente la Serie B, come il Lecce che è letteralmente scatenato, sta inseguendo Burak Yılmaz, missione positiva quella del direttore sportivo Mauro Meluso in Turchia, il Lecce che probabilmente attingerà ancora al mercato in Turchia con l'arrivo di un difensore, sempre per il reparto arretrato, i due tasselli che il Lecce vuole regalare a Fabio Liverani sono uno Lorenzo Tonelli, per cui c'è già un accordo e un'intesa di massima, l'altro il Silvestre che lascerà l'Empoli e si è promesso al club salentino. Bene, chiudiamo il capitolo legato alla Serie B, apriamo Tito il mercato della C, lo facciamo, abbiamo parlato ampiamente anche con i nostri ospiti telefonici, sia con Marcello Battaglia che con Franco Colomba, di Mimmo Toscano, con la grafica preparata grazie a Enzo Leonetti. Parte l'era Toscano, la regina guarda al futuro, una nuova era, formalità risolte, la Ferrari lo libera. Ormai. Era quello il nodo, ormai lo stiamo raccontando anche da settimane, Mimmo Toscano ha un'intesa da almeno 20 giorni con la regina per un contratto biennale, ieri abbiamo lanciato l'indiscrezione, la Feral Pisalò ha deciso di accontentare Mimmo Toscano liberandolo e pronto anche per la firma del contratto. Scusami. Sì, è vero quello che dici tu, era un problema della Feralpi, ma secondo me, conoscendo insomma il tecnico Regino, Toscano ha chiesto anche delle garanzie, certo, importanti alla società, al DS, ha chiesto insomma che il progetto sia fatto a sua immagine e somiglianza per ricalcare le promozioni che Toscano ha realizzato in Serie C. No, il profilo è senza dubbio il profilo maggiormente indicato, è un profilo che conosce la piazza, non ha bisogno di presentazioni, conosce il campionato, ha dimostrato di saperlo e di poterlo vincere anche gestendo situazioni molto complicate a livello ambientale come è accaduto a Novara, dove è successo di tutto, però Mimmo Toscano con la sua abilità è riuscito a portare in porto una barca veramente difficile. Allora, è reduce da qualche battuta d'arresto, anche secondo me per colpe non sue. Adesso ha la grande occasione di potersi rilanciare, ha grande fame, ripeto, non ha bisogno di presentazioni, il progetto chiaramente dovrà essere per forza di cosa di immagine e somiglianza, ambizioso per forza, dopo il gennaio da protagonista vissuto dal direttore Taibi, sarà una regina assolutamente protagonista sul mercato, i nomi che si fanno sono già nomi indicativi, con il gradimento di Nordi per la porta, con Donnarumma come investimento e con un possibile sacrificio a sorpresa, non chiudiamo la porta ad un addio di Baclay nella sessione estiva di calciomercato. Potrebbe anche essere De Falco a dire addio alla maglia Amaranto, però ritornando a quello che diceva Attilio, Fabrizio Rosina parlava di Toscano al Novara, ci fu un qualcosa di più di un sondaggio per Alessandro Rosina da parte di Mimmo Toscano in quella stagione al Novara? Guarda Paolo, andiamo un po' indietro, ecco, negli anni, quindi se non ricordo male c'è stata una chiacchierata, neanche con una trattativa vera e propria, ecco, mi piace essere abbastanza sincero sulle cose. E poi Toscano mi ricordo che fece molto bene quell'anno perché ottenne una promozione, diciamo, storica a Novara per tante, ecco, situazioni, è un ottimo conoscitore della categoria, è Regino, quindi chi meglio di lui conosce bene la realtà che si vive a Reggio, e credo che sia il profilo più indicato per guidare la regina a traguardi ambiziosi. Ecco, dicevamo prima, può essere quello di Alessandro Rosina un nome che è stato anche accostato mediaticamente alla formazione Amaranto, ma sicuramente dal punto di vista mediatico accenderebbe anche di tanto le fantasie dei tifosi Amaranto, no? Un Alessandro Rosina con la sua esperienza, con la sua capacità di saper gestire un gruppo, potrebbe insomma fare da chioccia ad una squadra che ha delle grandi ambizioni. Allora Paolo, c'è stata una chiacchierata con Taibi, però mi riferisco al periodo di gennaio. Taibi conosce molto bene Alessandro, hanno vissuto gli anni insieme a Torino, hanno ottenuto una promozione con il Toro targato Cairo, e quindi ecco, Taibi è un estimatore di Alessandro. È naturale che in questo momento Alessandro ci stiamo guardando intorno, siamo in uscita dalla Salernitana, valuteremo, ecco, un progetto dove Alessandro possa essere un elemento
importante per carisma, per il blasone, per la sua comunque carriera. Sono 16 anni di sano professionismo, quindi è un elemento importante in uno spogliatoio. Cosa è successo a Salerno, per inciso, in una stagione davvero tormentata, e usare un eufemismo, a Salerno, Fabrizio? Allora, Salerno, ripeto, ci sono state tante cose che sono andate per il verso giusto, perché comunque Alessandro si è tolto tante belle soddisfazioni, poi ci sono state alcune scelte a nostro avviso opinabili, però rispettabili. Credo che sia giunto, ecco, il momento, ecco, di separarsi. Naturalmente la società mi ha contattato, mi ha manifestato questa volontà, e noi non possiamo che comunque che accettarla. È naturale che se devi stare in una determinata piazza, in una determinata squadra, devi essere ben accetto da tutte le componenti, quindi dalla società, dallo staff tecnico. Se c'è qualcosa che non quadra, è meglio cambiare aria. Attilio, in genere, conoscendo Taibbi, ritorna un po' sempre sul luogo del delitto, quindi potrebbe davvero essere Alessandro Rosina il colpo dell'estate calda in Serie C? Fabrizio mi smentirà, ma secondo me ci sono tutte le credenziali per poter poi effettivamente intavolare una trattativa. Ma io credo che anche all'interno dell'organico uno come Alessandro Rosina, lo ha anche detto prima Franco Colomba, è uno di quei calciatori che porta mentalità vincente, porta esperienza, porta carisma. Dal mio punto di vista oggi è un'occasione di mercato, però anche come ruolo oggi è molto simile anche ad un altro calciatore che è presente in rosa e che è stato un investimento di mercato importante. Mi riferisco a Bellomo. Bisogna anche sbrogliare queste matasse, e la regina sta lavorando parallelamente sui due fronti. Ci saranno molti esuberi, non ci sarà una rivoluzione, perché sarebbe anche un disconoscere il lavoro di gennaio, ma sarà una regina senza dubbio diversa, a maggior ragione con Mimmo Toscano in panchina, che ha dei canoni di scelta di calciatori per il suo modo di giocare molto diversi probabilmente da quelli che oggi sono presenti in rosa. Molti. Certo, è vero che la formazione Amaranto fuori dal campo sta lavorando in una maniera incredibile, è pronta una mega sede in casa Amaranto, che verrà inaugurata la prossima settimana, una struttura davvero imponente per una società che ha un blasone importante. Fabrizio, avere una sede in centro, avere il centro sportivo che il 30 giugno sarà a disposizione della società dello Stretto, e che il presidente sta già lavorando per mettere a punto in termini di funzionalità, è sicuramente un progetto a lunga gittata che può dare davvero grandi soddisfazioni. Allora, guarda Paolo, io credo che debba essere una prerogativa di ogni società comunque avere una sede e avere comunque un centro sportivo dove comunque far allenare prima squadra e anche il settore giovanile, in modo tale che anche il settore giovanile possa respirare l'aria che si vive in prima squadra. Credo che il presidente Gallo stia facendo degli ingenti investimenti per riportare la regina a categorie che le competono di più. Sicuramente credo che sarà protagonista sia in campo e anche fuori dal campo. Le note vicende mi stanno facendo capire che a Reggio fanno le cose seriamente. E potrebbe essere appunto il giorno dell'inaugurazione della sede la presentazione ufficiale di Mimmo Toscano, nuovo allenatore, nuovo trainer Amaranto. Attilio, andiamo anche un po' a Catanzaro, che è l'altra formazione abbastanza delusa della passata stagione. Catanzaro che si muove sul mercato nonostante la delusione dello scorso anno. No, si muove sul mercato, ha le idee abbastanza chiare di portare un grande attaccante alla corte di Auteri. Abbiamo lanciato il nome di Arreghini, un identikit che piace al direttore sportivo Lo Giudice, da quanto ci risulta. Piace anche il profilo di Maiorino. D'Ursi piace alle big. Il Catanzaro però dall'altro canto lo reputa incedibile e valuterebbe solamente una proposta irrinunciabile. Abbiamo lanciato anche due giorni fa l'indiscrezione che vedeva Viteritti pronto
appunto a salutare il Rende, lanciando l'accordo con il Potenza. Oggi è diventato ufficiale, un Rende che però per allargare il cerchio si sta muovendo anche sul mercato, ha l'idea Borrelli, centravanti prodigio della primavera del Pescara, anche se i tempi potrebbero slittare, anche perché intorno a Borrelli c'è tanto movimento, il calciatore è finito nel mirino della Juventus già da gennaio. L'allenatore della Vibonese? A che punto siamo? Attenzione, perché ieri abbiamo parlato di questo inserimento del Catania per Giacomo Modica, sono giorni di riflessione e di valutazione, anche se dal punto di vista della Vibonese, da quanto ci risulta, la scelta è ricaduta da ormai un po' di tempo sul profilo di Modica. Modica, quindi, che insomma, i dirigenti rosso-blu a Vibo proveranno a portare appunto in Calabria, un giovane allenatore emergente che ha fatto molto bene lo scorso anno a Cava dei Tirreni. In conclusione, siamo nella parte finale della trasmissione. Fabrizio Rosina non è solo procuratore, ma è anche presidente della Scuola Calcio, una delle più grandi in termini numerici, oltre 250 iscritti, un lavoro dettato e soprattutto nell'aspetto sociale, su un territorio dove Alessandro e la famiglia Rosina hanno voluto investire fortemente, ma anche sotto l'aspetto tecnico, sono tanti i giovani vostri che si stanno mettendo in luce nelle società professionistiche. Sì Paolo, hai detto bene, abbiamo fatto con Alessandro un investimento nella nostra terra, dove ci sono, ecco, i nostri affetti. C'è un lavoro quotidiano e certosino presso la scuola calcio e il mio motto è che il lavoro paga sempre, tanto che diversi giovani sono stati, ecco, attenzionati nel corso degli anni da settori giovanili professionistici, e questo, ecco, è il merito di un lavoro quotidiano, costante, fatto con tanta passione e dedizione. Poi tra l'altro ho affidato anch'io mio figlio a Fabrizio Rosina, i risultati insomma mi stanno dando ragione, quindi ve lo consiglio vivamente, insomma è una struttura straordinaria quella di Cittadella del Capo, dove i ragazzi si divertono soprattutto con una vista straordinaria sul mare, ma soprattutto con una funzionalità e una dedizione al lavoro e ai bambini e ai ragazzi che insomma davvero primeggia in questo campo. Attilio, abbiamo detto tutto in questo contenitore estivo, insomma prossima settimana portiamo qualcosa da bere, latte di mandorla. No, facciamo qui davanti, ci mettiamo una piscinetta, magari ci attrezziamo all'estate, però è il primo appuntamento, ci saranno anche tante altre sorprese da qui a una lunga estate, il calciomercato pronto ad entrare nel vivo e noi saremo qua a raccontarvelo ogni martedì, mercoledì e giovedì sempre da Teleuropa Network. Assolutamente, anche perché non pettiniamo le bambole, no? Grazie a Fabrizio Rosina per il suo intervento. Grazie a voi, grazie. Grazie Paolo. A te Attilio. Grazie, alla prossima. Buonasera. Ovviamente con Attilio appuntamento a martedì e mercoledì con la sua rubrica sul mercato. Noi ritorneremo, se lo vorrete, puntuali giovedì prossimo alle 21 su Teleuropa Network. Rimanete sintonizzati con la nostra programmazione. Volevo credere a qualcosa, forse un po' di più. Di frasi a metà non ne posso più. Tu che mi scrivi in direct, sono andato alle Hawaii. Felicità è un gusto che non prendo mai. Diremo pure ad Eva che un morso alla mela ti cambia la carriera ora. Mordi Eva. E lasciami ballare. Di me c'è un vento che porterà via. Dite ad Adamo che senza peccato chiudi la busta Maria. Scappo da questo motel, questa casa non è più la mia. Ho imparato con occhi diversi che sotto la pelle restiamo noi stessi. Che l'estate ad un passo da me, che l'estate non fa per te. Che l'estate ad un passo da chi sa sognare come me.